Perché il banchiere acquista la proprietà all'atto dell'emissione? Perché resta. Il banchiere diventa proprietario della moneta stampando e facendo stampare. Non è vero che il valore della moneta nasce solo perché uno lavora. Io col lavoro che cosa creo? La penna. Io lavoro, produco una penna. L'oggetto che va misurato con la moneta è un valore che nasce per convenzione. L'unico lavoro che viene fatto quando si produce la moneta è il lavoro della tipografia. Allora io dico, io al banchiere gli voglio pagare il suo lavoro come tipografo. Misuriamo il lavoro che fa la banca centrale che emette. Prende un pezzo di carta, lo stampa al costo tipografico, dopo che l'ho stampato, il costo qual è? Pochi centesimi. Io se lo devo dare a misura del costo e del lavoro che ho fatto, io devo far pagare il prezzo che si paga una tipografia. Se non che succede? Questo prende un pezzo di carta, lo stampa al costo di 10 lire o 100 lire, poi dice vale 200.000 lire. La differenza se la mette in tasca il banchiere, perché quando ha stampato non è che dà, presta. Allora espropria in debito.